Faccio piano, che molti staranno ancora coi postumi. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva. Entrambi vi diciamo buon anno! Questo è Diario di Viaggio on the road. Benvenuti nel 12.017. Che cosa per... No, non fate domande. Kurzgesagt, che non è una parolaccia. È un video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così andate a vedere perché 12.017. Scherzi a parte, cerchiamo di tenere questo video leggero, visto che è il 1° gennaio. In realtà no, oggi che sto girando questo video è il 24 dicembre. In fondo avere un canale YouTube è un po' come avere una macchina del tempo. Il 24 dicembre giro un video che sarà pubblicato la mattina del 1° gennaio, in cui auguro a tutti buon anno, e probabilmente voi che state guardando questo video lo state guardando a Ferragosto. Se a Ferragosto siete stati in spiaggia, raccontatemelo nei commenti qua sotto, o anche se è Natale siete stati in spiaggia perché siete in Australia, raccontatemelo nei commenti qua sotto, mi farete sempre salire il rosico, visto che sono un pochino raffreddato. Dai, scherzi a parte, buon anno a tutti, spero che vi siate divertiti, che siate riusciti a rilassarvi, come conto di fare anche io, di divertirmi, ma anche di riuscire un po' a rilassarmi, che in questo periodo festivo ci vuole. Approfittare di queste feste, di quest'inverno relativamente freddo, anche se siamo in Sicilia, non pensiate che siccome oggi è una giornata di sole ci sia tanto caldo, anzi fa piuttosto freschino, è ancora molto piacevole anche stare un po' più a lungo a letto sotto le coperte. Tra le altre cose, il freddo mi fa venire in mente un paio di aneddoti che vi voglio raccontare, tralasciando il fatto che grazie al freddo c'è qualcuno che amerebbe stare davanti al camino e qualcun altro a cui capita che si incendia direttamente l'auto, come mi è successo di incrociare un'auto in fiamme qui in città giorno 20. Il freddo qua a Siracusa quando viene viene abbastanza bene, a parte quel periodo... Oggi è una bella giornata di sole, ma ci sono quei periodi in cui è piovoso, è grigio. Tra l'altro veniamo fuori da una settimana in cui il tempo è stato costantemente grigio e devo dire che non è molto piacevole. È bello quando, anche se c'è freddo, c'è quantomeno una bella giornata di sole. Anche se il sole migliore è quello che arriverà in primavera, che comincerà anche a scaldarci un pochino. Infatti, uno dei primi aneddoti che mi viene in mente riguarda proprio il sole primaverile. Mi è successo diverse volte. Primavera, giornata soleggiata, molto piacevole, temperatura molto gradevole, amico con bambino piccolo che mi chiede di accompagnarlo a andare a comprare le sigarette o andare a fare una commissione piuttosto veloce, magari a 200-300 metri da casa. E beh, dai, andiamoci, facciamo una bella passeggiata. L'amico inorridisce. «Ma sei matto? Col bambino il passeggino, il girabecchino! Ma no! Prendiamo la macchina!» Lo stesso amico che... sera di dicembre, pioggia, vento gelido, temperatura che anche i lupi si sono rintanati, dobbiamo andare a fare la spesa in un posto anche abbastanza lontano. Dai, prendiamo la macchina! Ma no! Oddio che è! Facciamo una passeggiata! Costo tempo! Ma che vuoi che sia?! Passa una settimana e ci sentiamo telefonicamente. Il mio povero cucciolo c'ha le placche in gola! E sai, è un problema ereditario, purtroppo i genitori c'hanno le pigne in testa! Che poi sta cosa del freddo che fa dimenticare un attimo la logica mi ha fatto assistere a delle cose talmente divertenti. Allora, alcuni anni fa ero andato alla Balzacradina, a dicembre, di sera, perché è un posto panoramico, quando capita che ci sono delle feste e fanno fuochi d'artificio, è piacevole andare lì se si vogliono andare a vedere i fuochi, perché è un posto panoramico, un posto tranquillo, ma soprattutto se c'è particolarmente freddo è un posto in cui si può restare anche in macchina. E ero lì, c'era un freddo pazzesco, c'era un vento che tagliava veramente in due, ci saranno stati sinceramente 2-3 gradi, un'umidità incredibile, quindi ero andato lì, c'erano già una quindicina, una ventina di auto, ma erano tutti quanti in auto, quindi sono arrivato 5 minuti prima, quindi mi metto lì, lascio la radio accesa, stavo ascoltando un po' di musica, la macchina chiusa perché non si poteva veramente uscire, ogni tanto arrivava quella botta di vento che si sentiva ululare, c'erano i vetri della macchina ghiacciati...
arriva un Peugeot, si parcheggia, si aprono i quattro sportelli, escono sti quattro ragazzotti, due ragazzi e due ragazze. Nonostante fosse circondato di auto, non c'era nessuno, lì alla Balzacradina c'è un piccolo spiazzo con una ringhiera, e tutti e quattro puntano sicuri verso la ringhiera, mentre uno dei ragazzi, non mi ricordo se l'autista o un altro, «Ah, ci mettiamo lì che si vede tutto benissimo!» Arrivano a fare pochissimi passi, credo 4-5 metri dall'auto, e al grido di «Mamma mia che freddo!» In realtà no, in siracusano stretto, che è una sola parola ed è molto più divertente. «Mangi mia che freddo! Mangi mia che freddo!» Si fiondano dentro la macchina tutti e quattro di nuovo. Sono scoppiato a ridere, ma proprio per almeno un quarto d'ora, ragazzi. Ma so che hanno riso anche tutti gli altri, perché è stata una cosa allucinante. Cioè, non si sono minimamente resi conto che c'erano diverse auto, ma non era sceso nessuno, e loro più intelligenti, mettiamoci lì! Ma il meglio l'ha dato tempo dopo, forse uno o due anni dopo, un altro amico che ci aveva invitati a cena a casa sua, e a gennaio, un freddo, un vento, che uscivi ogni raffica ti faceva la barba, non c'era bisogno neanche di radersi, arrivavi già bello sbarbato. Siamo lì che stiamo parlando e intravede dei lampi dalla finestra. Cos'è? Ah, saranno i fuochi del santo. Ah, beh, prende il bambino di 3 anni. Ah, dai, guardiamoci i fuochi! E mentre ci avviciniamo tutti quanti alla camera da letto, dove c'è la finestra, sta guardando tutti dalla finestra, noto con orrore che ha preso il bambino in braccio e si avvicina alla finestra con una mano tesa. Lo guardo e gli dico «Guarda, fossi in te, io non aprirei la finestra». Inorridisce, mi guarda inorridito, spalanca la finestra, perk! È entrato uno spiffero che ci ha tagliati tutti in quattro. Sulla H di perché ha richiuso la finestra di corsa, mi hai convinto! Tra l'altro da dietro la finestra si vedono anche meglio! Comunque, questo così, giusto per raccontare un po' di follie pirotecniche, visto che siamo a Capodanno, e voi avete degli aneddoti del genere che volete raccontarmi? Oppure che cosa avete fatto per Capodanno? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene ragazzi, concludo questo vlog veloce, che voleva essere solo un modo simpatico di passare qualche minuto assieme. Noi poi ci vediamo domenica prossima con un'altra puntata di Operazione Nostalgia, poi Operazione Nostalgia riprenderà normalmente ogni prima domenica del mese. Per il resto, come sempre, vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici anche su WhatsApp o Telegram. Soprattutto fate pollice in alto, fate vedere che non vi siete fatti saltare il pollice con un petardone illegale. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Guardalo qua che carino! Vi ricordo inoltre di seguirmi anche sul mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. In questo modo riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, che altro aggiungere? Ancora buon anno da me e da Kent, e noi ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti!